Paola Caruso prima attacca Ivana Mrazova e poi svela a Pomeriggio 5, il mio incontro con Luca Onestini è andato male. Pomeriggio 5, Paola Caruso contro Ivana Mrazova, le parole su Luca Onestini. Paola Caruso è tornata a parlare di Luca Onestini a Pomeriggio 5. E nel faccia a faccia con Ivana Mrazova, la showgirl calabrese non ha risparmiato qualche frecciatina alla modella, di recente tornata single. La Bonas di Avanti Un Altro ha accusato Ivana di essere interessata a Luca solo per visibilità, anche se ha ammesso che oggettivamente formerebbero una bella coppia. La Mrazova non ha preso sul serio le accuse di Paola e tra un risolino e un altro ha ribadito di aver lasciato l'ormai ex fidanzato Alessandro solo perché al Grande Fratello VIP ha capito di non amarlo più. L'amica di Giulia De Lellis ci ha inoltre tenuto a ribadire che con l'ex tronista di Uomini e Donne c'è solo e soltanto una buona e bella amicizia. Vado d'accordissimo con lui, abbiamo una splendida amicizia, ha fatto sapere l'ex valletta del Festival di Sanremo. L'incontro tra Paola Caruso e Luca Onestini è andato male. Nonostante le sue spiegazioni, Paola Caruso non trova del tutto sincera Ivana Mrazova e crede fortemente che presto nascerà un amore con Luca Onestini. Nel frattempo l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha messo una pietra sopra ad un'eventuale frequentazione con Mister Italia. La cena insieme ad amici in comune non è andata nel migliore dei modi e Paola è rimasta piuttosto delusa dall'ex fidanzato di Soleil Sorghè. Incontrarlo ha spento le mie aspettative, ha spiegato la Caruso a Barbara D'Urso. Dunque, la giovane non è più molto presa da Luca che, d'altro canto, non ha mai mostrato un particolare interesse per la ragazza. Al contrario di Ivana, che continua a piacere sempre più ad Onestini. Dopo la fine del Grande Fratello VIP i due escono spesso insieme e non hanno paura di mostrarsi sui rispettivi profili social. Le parole di Ivana Mrazova su Luca Onestini. Lui è un amico. Non so cosa succederà tra di noi. Quello che succede succede, ha confessato Ivana a Pomeriggio 5, pronta a lasciare una porta aperta a Luca Onestini.